Care concittadine e cari concittadini, siamo nel tempo dei social, in cui molti vivono connessi in rete e comunicano di continuo ciò che pensano e anche quel che fanno nella vita quotidiana. Tempi e abitudini cambiano, ma questo appuntamento, nato decenni fa con il primo presidente Luigi Enaudi, non è un rito formale. Mi assegna il compito di rivolgere a tutti voi. Gli auguri per il nuovo anno. È un appuntamento tradizionale, sempre attuale e per me graditissimo. Permette di formulare, certo non un bilancio, ma qualche considerazione sull'anno trascorso. Mi consente di trasmettere quel che ho sentito e ricevuto in molte occasioni nel corso dell'anno da parte di tanti nostri concittadini, quasi dando in questo modo loro voce e di farlo da qui dal Quirinale, casa di tutti gli italiani. Quel che ho ascoltato esprime soprattutto l'esigenza di sentirsi e di riconoscersi come una comunità di vita. La vicinanza e l'affetto che avverto sovente l'interpreto come il bisogno di unità, raffigurata da chi rappresenta la Repubblica, che è il nostro comune destino. Proprio su questo vorrei riflettere brevemente, insieme nel momento in cui entriamo in un nuovo anno. Sentirsi comunità significa condividere valori, prospettive, diritti e doveri. Significa pensarsi dentro un futuro comune da costruire insieme. Significa responsabilità, perché ciascuno di noi è in misura più o meno grande protagonista del futuro del nostro Paese. Vuol dire anche essere rispettosi gli uni degli altri vuol dire essere consapevoli degli elementi che ci uniscono e nel battersi come giusto per le proprie idee rifiutare l'astio, l'insulto, l'intolleranza che creano ostilità e timore. So bene che alcuni diranno questa è retorica dei buoni sentimenti, che la realtà è purtroppo di un'altra, che vi sono tanti problemi e che bisogna pensare soprattutto alla sicurezza. Certo, la sicurezza è condizione di una esistenza serena, ma la sicurezza parte da qui, da un ambiente in cui tutti si sentano rispettati e rispettino le regole del vivere comune. La domanda di sicurezza è particolarmente forte in alcune aree del Paese, dove la prepotenza delle mafie si fa sentire più pesantemente, e in molte periferie urbane, dove il degrado favorisce il diffondersi della criminalità. Non sono ammissibili zone franche dove la legge non è osservata e si ha talvolta l'impressione di istituzioni inadeguate, con cittadini che si sentono soli e indifesi. La vera sicurezza si realizza con efficacia preservando e garantendo i valori positivi della convivenza. Sicurezza è anche lavoro, istruzione, più equa distribuzione delle opportunità per i giovani attenzione per gli anziani, serenità per i pensionati dopo una vita di lavoro. Tutto questo si realizza più facilmente superando i conflitti e sostenendosi l'un l'altro. Qualche settimana fa a Torino alcuni bambini mi hanno consegnato la cittadinanza onoraria in un luogo immaginario, da loro definito Felicizia, per indicare l'amicizia come strada per la felicità. Un sogno, Forse una favola, ma dobbiamo guardarci dal confinare i sogni e le speranze alla sola stagione dell'infanzia, come se questi valori non fossero importanti nel mondo degli adulti. In altre parole, non dobbiamo aver timore di manifestare buoni sentimenti che rendono migliore la nostra società. Sono i valori coltivati da chi svolge seriamente, giorno per giorno, il proprio dovere quelli di chi si impegna volontariamente per aiutare gli altri in difficoltà. Il nostro è un paese ricco di solidarietà. Spesso la società civile è arrivata con più efficacia e con più calore umano in luoghi remoti, non raggiunti dalle pubbliche istituzioni. Ricordo gli incontri con chi, negli ospedali e nelle periferie e in tanti luoghi di solitudine o di sofferenza, dona conforto e serenità. Ricordo i tanti volontari intervenuti nelle catastrofi naturali a fianco dei corpi dello Stato. È l'Italia che ricuce e che dà fiducia, così come fanno le realtà del terzo settore, del no profit, che rappresentano una rete preziosa di solidarietà. Si tratta di realtà che hanno ben chiara la pari dignità di ogni persona e che meritano maggiore sostegno da parte delle istituzioni. Anche perché sovente suppliscono a lacune o a ritardi dello Stato negli interventi in aiuto dei più deboli, degli emarginati, di anziani soli, di famiglie in difficoltà, di senza tetto. Anche per questo vanno evitate tasse sulla bontà. È l'immagine dell'Italia positiva che deve prevalere. Il modello di vita dell'Italia non può essere e non sarà mai. Quello degli ultraviolenti degli stadi di calcio, estremisti travestiti da tifosi, alimentano focolai di odio settario, di discriminazione, di teppismo, fenomeni che i pubblici poteri e le società di calcio hanno il dovere di contrastare e debellare. Lo sport è un'altra cosa. Esortare una convivenza più serena non significa chiudere gli occhi davanti alle difficoltà che il nostro Paese ha di fronte. Sappiamo di avere risorse importanti e vi sono numerosi motivi che ci inducono ad affrontare con fiducia l'anno che verrà. Per essere all'altezza del compito dobbiamo andare incontro ai problemi con parole di verità, senza nasconderci carenze, condizionamenti, errori, approssimazioni. Molte sono le questioni che dobbiamo risolvere la mancanza di lavoro che si mantiene a livelli intollerabili, l'alto debito pubblico che penalizza lo Stato e i cittadini e pone una pesante ipoteca sul futuro dei giovani, la capacità competitiva del nostro sistema produttivo che si è ridotta pur con risultati significativi di imprese e di settori avanzati, le carenze e il deterioramento di infrastrutture, le ferite del nostro territorio. Dobbiamo avere fiducia in un cammino positivo, ma non ci sono ricette miracolistiche. Soltanto il lavoro tenace, coerente, lungimirante produce risultati concreti. Un lavoro approfondito che richiede competenza e che costa fatica e impegno. Traguardi consistenti sono stati raggiunti nel tempo, frutto del lavoro e dell'ingegno di intere generazioni che ci hanno preceduto. Abbiamo ad esempio da poco ricordato i 40 anni del Servizio Sanitario Nazionale. È stato ed è un grande motore di giustizia, un vanto del sistema Italia, che ha consentito di aumentare le aspettative di vita degli italiani ai più alti livelli mondiali. Non mancano difetti e disparità da colmare, ma si tratta di un patrimonio da preservare e da potenziare. L'universalità e la effettiva realizzazione dei diritti di cittadinanza sono state grandi conquiste della Repubblica. Il nostro Stato sociale, basato sui pilastri costituzionali della tutela della salute, della previdenza, dell'assistenza, della scuola, rappresenta un modello positivo da tutelare. Ieri sera ho promulgato la legge di bilancio. Nei termini utili a evitare l'esercizio provvisorio, pur sia approvata in via definitiva dal Parlamento soltanto da poche ore. Aver scongiurato l'apertura di una procedura di infrazione da parte dell'Unione europea per il mancato rispetto di norme liberamente sottoscritte è un elemento che rafforza la fiducia e conferisce stabilità. La grande compressione dell'esame parlamentare e la mancanza di un opportuno confronto con i corpi sociali richiedono adesso un'attenta verifica dei contenuti del provvedimento. Mi auguro vivamente che il Parlamento, il Governo, i gruppi politici trovino il modo di discutere costruttivamente su quanto avvenuto e assicurino per il futuro condizioni adeguate di esame e di confronto. La dimensione europea è quella in cui l'Italia ha scelto di investire e di giocare il proprio futuro e al suo interno dobbiamo essere voce autorevole. Vorrei rinnovare un pensiero di grande solidarietà ai familiari di Antonio Megalizzi, vittima di un vile attentato terroristico insieme ad altri cittadini europei, come molti giovani si impegnava per un'Europa con meno confini e più giustizia. Comprendeva che le difficoltà possono essere superate rilanciando il progetto dell'Europa dei diritti, dei cittadini e dei popoli, della convivenza, della lotta all'odio, della pace. Quest'anno saremo chiamati a rinnovare il Parlamento europeo, la istituzione che rappresenta nell'Unione i popoli europei, a 40 anni dalla sua prima elezione diretta. È uno dei più grandi esercizi democratici al mondo. Più di 400 milioni di cittadini europei si recheranno alle urne. Mi auguro che la campagna elettorale si svolga con serenità e sia l'occasione di un serio confronto sul futuro dell'Europa. Sono rimasto colpito da un episodio di cronaca recente, riferito dai media. Una signora di 90 anni, sentendosi sola nella notte di Natale, ha telefonato ai carabinieri ho bisogno soltanto di compagnia, ha detto ai militari, e loro sono andati a trovarla a casa, portandole un po' di serenità. Alla signora Anna e alle tante persone che si sentono in solitudine, voglio rivolgere un saluto affettuoso. Vorrei sottolineare quanto sia significativo che si sia rivolta ai carabinieri. La loro divisa, come quella di tutte le forze dell'ordine e quella dei vigili del fuoco, è il simbolo di istituzioni al servizio della comunità. Si tratta di un patrimonio da salvaguardare perché appartiene a tutti i cittadini. Insieme a loro rivolgo un augurio alle donne e agli uomini delle forze armate, impegnate per garantire la nostra sicurezza e la pace in patria e all'estero. Svolgono un impegno che rende onore all'Italia. La loro funzione non può essere snaturata, destinandoli a compiti non compatibili con la loro elevata specializzazione. In questa sera di festa desidero esprimere la mia vicinanza a quanti hanno sofferto e tuttora soffrono, malgrado il tempo trascorso, le conseguenze dolorose dei terremoti dell'Italia centrale, alle famiglie soldate di Genova e della zona dell'Etna. Nell'augurare loro un anno sereno, ribadisco che la Repubblica assume la ricostruzione come un impegno inderogabile di solidarietà. Auguri a tutti gli italiani in patria o all'estero. Auguro buon anno ai 5 milioni di immigrati che vivono, lavorano, vanno a scuola, praticano sport nel nostro Paese. Rivolgo un augurio caloroso a Papa Francesco e lo ringrazio ancora una volta per il suo magistero, volto costantemente a promuovere la pace, la coesione sociale, il dialogo, l'impegno per il bene comune. Vorrei concludere da dove ho iniziato, dal nostro riconoscerci comunità. Ho conosciuto in questi anni tante persone impegnate in attività di grande valore sociale e molti luoghi straordinari dove il rapporto con gli altri non è avvertito come un limite, ma come quel che dà senso alla vita. Ne cito uno fra i tanti, ricordando e salutando i ragazzi e gli adulti. Del Centro di cura per l'autismo di Verona, che ho di recente visitato. Mi hanno regalato quadri e disegni da loro realizzati. Sono tutti molto belli, esprimono creatività e capacità di comunicare e di partecipare. Ne ho voluto questa sera collocare uno accanto a me. Li ringrazio nuovamente e rivolgo a tutti loro l'augurio più affettuoso. A tutti voi. Auguri buon anno